ringrazio tutti, ringrazio per tutta la traccia che ha dato a tanti giovani il professor Antonucci. C'ho dei ricordi bellissimi di un lavoro fatto con il Danse nel nascere del telefono Viola. Abbiamo dei ricordi belli insieme di un lavoro fatto ad Imola. Vi chiedo scusa per gli incidenti del filmato, ma noi con mezzi proprio semplici, amatoriali e senza competenze cerchiamo di mandare semplicemente un messaggio delle risorse infinite che ha un essere umano, e quando si dice se questo è un uomo è ricordarci che un uomo è una quantità di risorse. La carrellata che abbiamo cercato di fare è per dire che si nasce con una competenza innata nell'arte di vivere, quindi per noi la persona con... scusate... sofferenza, noi diciamo ai limiti, no? Che ci sembra i limiti, è quella che sperimenta la messa in gioco di queste facoltà che, come nell'arte, si manifestano solo in caso di necessità, di emergenza. Quindi per noi l'handicappato più grave, la persona più sofferente è un'opera d'arte, un'opera d'arte di vivere. E quindi avete visto quella carrellata significava mettere ravvicinati quelli che vengono definiti, cancellando le persone, comportamenti insensati e creando questa discriminazione di un essere umano, come invece la prova di come nei virtuosismi dell'arte, la danza, la musica, tutto quello che abbiamo visto, l'essere umano ripete questo riferimento a un bagaglio naturale di felicità, che è quello placentare, quello del placet, che sia pure in maniera molto sommaria, abbiamo cercato di farvi capire, è una grande risorsa che accompagna dei dondolamenti, del girare su se stessi, delle stereotipie che in piccole dosi abbiamo tutti nei momenti di precarietà, che si accentuano nei casi in cui la sofferenza aumenta. E io credo che la cancellazione più grande per l'essere umano è non essere interpretato dagli altri, perché ha una risorsa infinita che ho sperimentato da mia figlia, che è una cerebrolesia grave che non parla, che adesso ha 52 anni, per la quale è stato detto subito: tanto non potrà mai parlare, ma si parla con tanti linguaggi, e da questo è nata la globalità dei linguaggi. Grazie. Grazie professoressa, vuole dire due parole anche il dottor Antonucci. È per me un grandissimo piacere e un grandissimo onore riconoscere il valore di questo lavoro. Volevo dire che la storia della psichiatria, dalle origini sinora, è stata il cercare di distinguere i comportamenti che hanno senso da quelli che secondo loro non lo avrebbero, per cui è stato tutto fiato sprecato, nel senso che non esistono i comportamenti che non hanno senso. Naturalmente i significati sono tantissimi, i linguaggi sono tantissimi, le persone sono tantissime, ma quando si pensa che qualcuno parla senza significato è un nostro limite,
non è un limite di quest'altra persona. Naturalmente è ancora peggio il fatto che sulla ipotesi di persone che parlano senza senso si siano costruiti gli istituti psichiatrici e i manicomi, non solo sbagliando completamente l'interpretazione della psicologia umana, ma addirittura facendo delle vittime, prendendo persone che avrebbero bisogno di comunicare e rinchiudendole e interrompendo con loro ogni comunicazione. Per cui tutto questo è sbagliato, e soltanto se ci rendiamo conto che tutto questo è sbagliato possiamo sperare un giorno di far sparire i manicomi, perché altrimenti, se continuiamo a pensarla come la tradizione, non si fa sparire assolutamente niente. Finché si pensa che qualcuno parla senza significato, continueremo a sequestrarlo, a rinchiuderlo, a continuare questi delitti contro l'umanità e a impoverire il genere umano. Vi ringrazio.